Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 sarà 81? Nella conca! Muovi! Madotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Ti senti storie, questi sono greci, sempre. Grechi? No, dai, sono grechi. Sono buoni. Che c'ho l'anticorpi che i controcoglioni, ha capito? Io sono giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Mara? Torniamo giù. Maradona! Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Positivo! Sì! Aspetti! Era Domenico, è un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti! Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese, no? Come non lo parlo? Dice, I speak Vienna. Colpo partito. Triplo pilota reale ritornato con pallette. Mi ha dato un cassotto in buca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto manca il sangue, mi fa uscire la cornuta in guardia. I like, a cara e vecchia paiga, così. Nella lancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di mon amour, cacca dalla bocca, perché mon amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto, parlo col servizio percorribilità strade? Vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 sarà 81? Nella conca! Muovi! Madotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Ti senti storie, questi sono grechi, sempre. Grechi? No, dai, sono grechi. Sono buoni. Che c'ho l'anticorpi che i controcoglioni, ha capito? Io sono giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Maradona! Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Positivo! Sì! Aspetti! Era Domenico, c'è un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti! Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese, no? Come non lo parlo? Dice, I speak Vienna. Colpo partito. Triplo pilota reale ritornato con pallette.
Mi ha dato un cazzotto in bocca, me lo so guardato. Ho sputato e ho detto, manca il sangue, mi fa uscire la cornuta in guardia. Hai like, a cara e vecchia paiga, così. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di mon amour, cacca dalla bocca, perché mon amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto per lo servizio percorribili da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Muovi! Ma tocchi a lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. E senti, storie, questi sono grechi, senti. Grechi? No, dai, sono grechi. Sono buoni. Che c'ho l'antricorpico contro coglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho presi? Maradona. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Consentivo. Sì. Aspetti. Caro Domenico, c'è un drago. Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti! Ma lei naturalmente capisce, parla inglese, no? Come non lo parlo? Je, I speak bien. Colpo partito. Triplo pilota reale ritornato con pallini. Mi ha dato un cazzotto in bocca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto manca il sangue, mi fa uscire la cornuta in guardia. Hai like, a cara e vecchia paiga, così. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di mon amour, cacca dalla bocca, perché mon amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto per lo servizio percorribili da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Muovi! Ma tocchi a lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. E senti, storie, questi sono grechi, senti. Grechi? No, dai, sono grechi. Sono buoni. Che c'ho l'antricorpico contro coglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te.
Indovini chi li ho preso. Mara. Chiamiamo chi? Maradona. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Buonasera a tutti e bentornati o benvenuti al mio canale. Scusate il leggero ritardo, ma... cioè, ritardo nell'apparizione. Buonasera Luca, buonasera Salva, buonasera entrambi, come state? Io meglio, dopo che sono armato. No, scherzo, uguale, sempre uguale. Allora, stasera abbiamo un bossone di quelli super tosti. E... devo dire che ho fatto qualche prova da solo dopo la live della volta scorsa e mi è venuto un po' di... qualche, come dire, tattica, vediamo se riusciamo a tirarla fuori. Tipo io chiamavo una sola, mo provo a chiamarle tutte e quattro, ho provato, effettivamente è meglio. Stasera così e così, che succede? Eccolo! Ranziccone, buonasera! Sì, io l'ho fatto l'albero, e tu lo sai, beh lo sanno tutti perché ho fatto pure la storia, quindi... Come stai, Lu? Che dici? Che è successo? Perché so and so? Tutti li evoco. Così fanno da, come si dice, da distrazione, no? Bello bossimo. Eccoli qua. E poi se mi capita una... Porco cazzo, non si vede un cazzo. Aspetta, eh. Oh. Faccio rivedere il filmato così chi non l'ha visto l'altra volta se lo rinfresca. Aspetto sto mirto. Sì. Allora ti bevi. Stavo aspettando, sai. Vieni lì. Facciamo perdere problemi stupidi con la consorte. C'è una cosa che ho bisogno di mostrarti. Cose che capitano. Cose che capitano nella vita di coppia. Quali che siano. Che te ne pare, Link? Il castello di Hyrule in tutto il suo splendore. Splendore. Non ti ricorda niente? Quante cose sono successe addirittura qua dentro? Max, si salva, io non capisco perché mi devi dare questa informazione di cui non ho bisogno, però vabbè. Sono dentro il letto al calduccio. Panorama. Sarà l'ultima cosa che vedrà. Eccolo, Eddie Dead. Questo ve lo ricordate? Stavo imbalato col braccio sopra all'inizio del gioco, ben 49 puntate fa. Che massacra impunemente i miei. Sì, allora stai ben aspettando. Comunque. No, questo è il trama, questo è il trama. Quando ti ho attaccato. Sono arrivato nel fondo del castello. A walkpoint.it. Dentro il letto non c'è pietà. Lo sanno anche i latticini. Signora, fuori dal letto? Nessuna pietà. La vita a cui sei rimasto aggrampato finisce qua. Le sembianze di quella ragazza sono state perfette per manipolarti e tenerti d'occhio. Ma ora non mi serve. Ops, ecco chi era la Zelda fasulla. Questo l'hanno visto l'altra volta. Ma quella infatti non è Zelda, è una rappresentazione miasmatica di Zelda. No che c'ha l'asma, però... Dai, fatevi vedere che sapete fare, va. Sì, come no. Cazzo fa, su buono. Ma perché sta arma di merda ho messo? Guarda questo, da dove sei partito per un percazzo a me? Questa è tutta la tua magia, Saruman. Guarda, questa è la prima, ho fatto un casino con le armi, non sai. Un casino. Vedi, stiamo sotto al castello. Sotto, sopra. Cioè, il castello sta sopra, ma noi stiamo... abbiamo visitato tutto il castello pure nella parte sotto.
Turning Point, perfetto, perfetto. Che manca questo? Fatemi vedere che arma possiamo. Vediamo se posso fare un'altra arma, perché di questa che ho. I don't like it damn very much. Una un po' più. Questa per esempio. Soffiacche, però, capito, posso switchare dall'una all'altra. Mo io comincerei con questa, che è una roba. Questa però si consuma subito. Cominciamo con questa, va. Lo possiamo risaltare il filmato, l'abbiamo visto. Ok, concentrati, perché non è semplice. L'altra volta mando tutto veramente. Pure quando l'ho fatta da solo, però ho notato che con questi c'ho vita un po' più facile. Leggermente, eh. Il brutto è che non vedi un cazzo, quindi ti spuntano proprio all'improvviso e ti spawnano. Schiva, no? Ma perché non mi schiva? Perché si schiva qua? Merda, questo poi sarei anche punito con me, sto pezzo di merda. Ma mi oggi un bucio di culo per fare l'albero. Faticosissimo. Andiamo a bruciargli la casa. Ma di corsa proprio. Devo salvare dopo che ho evocato questi, perché sennò famo sta pippa ogni volta, non va bene. Sono tutti a posto, salvo subito. Salvo ognuno. Abbattiamolo subito. Sta pare facile. Io l'altra volta non sono arrivato a un certo punto, però dopo ho smesso perché prima ero stanco e secondo non lo volevo sconfiggere offline, lo volevo solo vedere come andava a finire. Quando è cambiato, abbiamo fatto un casino, i cosi sempre la stanno. Gli alert sempre la stanno. Aspetta, ieri c'è stata tutta una bella. Come si chiama? Una bella finestrella qua, non si vede, come mai? Non sta funzionando un cazzo, ho capito. A posto. A posto, aspetta, elevamoli. Ok. Mo ritorno, cioè non l'ho levati, ho levato quello. Aspetta, quale arma. Ah, non l'ho rifatta, ma tanto avrei messo questa, quindi va bene così. Te l'ho detto, a chi doveva vincere? Chi doveva vincere? Quello doveva vincere. Chi doveva vincere, Sarfield? Sì, ma devi parare Link, però, Starfield zero premi. Ma perché Starfield se. Che premi doveva vincere? Premio nel 2007 doveva vincere. Sì, ma perché non mi schiva? Starm è troppo pesante. Primo. Secondo, non mi schiva. Che premi doveva vincere? Nel 2003 le doveva vincere. Miglior GDR esplorazione. Allora sì. Mi è piaciuto però. Amo? Ah, ci siete tutti? Chi manca? Giovanna la Bucione, non l'ha evocata. Non mi ricordo gli altri, però mi ricordo Alan Wake, ha preso miglior narrazione. Quelli della musica. Rush Hour 2 non si poteva guardare. Per me non è divertente, però capisco che a livello musicale è ben congegnato. Ah, ecco, vedi, dico X, perché non mi sa. Porco. Ciao Nano, eccoci, buonasera. Come stai? In questa notte di venerdì? Perché non parli? Perché sei qui. Si può cagare di più. Non ha vinto Spider-Man, non so io. È uguale a quell'altro. Pure Zelda non ha vinto un cazzo, eh. Ma è perché è questo, no? Nonostante sia per me stupefacente, meraviglioso, quello che vuoi, però abbiamo già visto, no? Quest'anno Baldur's si merita tutti i premi che ha vinto. Punto e stop. Dimmi. Ho letto certi commenti. Ma che li leggete a fare i commenti? Ma siete matti? I commenti non si leggono. Fate come fanno tutti, fateli.
Vabbè, sì. C'ho delle armi veramente di merda. Non me ne piace una. Sì, sì, lo posso fare, lo posso fare. Se mi metto in testa di giocarlo come si deve, lo posso fare. Magari se mi cucino qualcosa al volo pure è meglio. Aspetta un po', ce l'ho. Magari voi. Magari voi. Faccio un'altra ricettina, un po' di quelle. Vediamo se trovo qualcosa di interessante. Cioè, a parte potrei prendere qualche pozione per potenziare gli attacchi, che ne so. Se le zio non ha ricetta, no. Famo una macedonia. Ci metto tutto dentro. Ah no, questa non ce va. Tiè, ci metto pure il raspberry. Ah no, solo 5 la cosa alla volta. Giustamente. C'ho 8 mani. Frutta cotta XL. Quindi quella già me la potrei invertare per recuperare tutte le energie, no? Oh, Musi. Già se cominci handicappato nell'energia già non va bene, no? Mo ne famo un'altra. Tanto c'ho 3000 no, che mangia? Prendi in mano zingara, dai. La banana e il pomidoro non ce l'ho più, però pecchetto. Se invece mettiamo sta altra roba, per cosa verrà fuori? Scusa, non me l'ho tirato fuori il... no. Mo arrivi ai ingredienti. A ridire le gambe, a ristendere le gambe. Questo, ah no, questo non mi serve. Mamma mia, questo traumato. Ci metto pure i funghi, viene una merda. Ah no, ci ho messo solo frutti. Ecco qui. Buonasera, Magno. Come stai? Comunque ancora niente Shadow of the Earth 3 e Bloodborne Remake. Sì, a voglia ancora. Tutto a posto? Meno male, va. Ma io sto a fare una cosa che... non so, cioè, so che se può fa, ma questa fasutaggia. Un enorme mostrone rosso che sembra Eddie Dead. Questa l'abbiamo vista prima, non la rivedemo, sennò se no se spara la chiunque. Oggi ho fatto l'albero, come dicevo prima, che è alto tipo più di me. Quelle erano le manie, le megalomanie. Ero passato per raccogliere le impressioni della giudicazione dei Godi. Vabbè, i Godi, io ti ho detto ieri, Magno, non può non vincere Baldur's Gate, cioè. Io per la vittoria del Baldur's Gate poi sono particolarmente contento per una serie di motivi che vanno dal... soprattutto dalle considerazioni, a parte videoludiche, proprio a livello... chiamiamole politiche. Nel senso che è un gioco che dimostra che bisogna averci rispetto per i giocatori e cura dei propri videogiochi. È una grande lezione. Invece di romper cazzo a fare i contenuti, dividerli per moltiplicarli e modellizzarci per 6 anni, fai un gioco e non romper cazzo come si deve, come si faceva una volta. Aia, aia. Aspetta che mo recupero. Perché questo non è proprio semplicissimo. Quando il miglior voice per Astarion c'è sta, dai, c'è sta. Quel primo anno di consigliere vittoria della critica che deve giocare, esatto. Bello l'alberello di Max che detto così. Ciao Pinto, come stai? Il pirata pop pop. Lo ricordate? Nella botte al sicuro. Schizza come un siluro. Se gli buchi il popò. Pubblicità di un certo livello. Finalmente un gioco fatto con amore e con rispetto. Con rispetto. No, ma l'Arian ha detto questo, noi famo l'Early Access 3 anni fa, 3 anni ormai, quasi 4. Famo il gioco, quando sarà pronto uscirà. Voi se lo volete comprare adesso, lo comprate adesso e ci aiutate un po' con le finanze che mettiamo da parte. E loro in questi 3 anni hanno sempre rilasciato un po' dei contenuti, hanno modificato il gioco. I primi mesi, i primi giorni era ingiocabile, cioè veramente era al limite dell'ingiocabile, però era già funzionante. Io ve lo dico sempre, è una... è uno di quei titoli che mi ha spinto a farmi un nuovo PC, perché sennò non poteva essere. E poi è stato fatto con cognizione di causa, con tutti i contenuti al posto giusto, con tutti i crismi del caso, come si faceva una volta, no? Mo prima che c'è il gioco, che contenuti potevamo tagliare per farci i DLC, i Battle Pass, il cazzo che ve se frega? Ma to che arma è un lampione in mano, sì.
assolutamente non ci sono dubbi, sarà il miglior doppiaggio. Don't touch me. Beh, ma quello è coso, è Alcibiades, no? Tutto deve essere un rimando a qualcosa, che palle. Ma infatti, invece è bello che a Baldur's Gate tu te puoi scopare tutti senza problemi. Senza problemi di razze, religione. Ma sti cazzi, ma soprattutto, ma che cazzo, me ne frega a me questa roba. È talmente malleabile, è un gioco super malleabile, super... super. Meglio di quello. Mannaggia il pistatore di pallino tennis, mannaggia. Infatti io parlo... Sì, esatto, sì, avevo letto. Beh, ma lui è di gran lunga il migliore. C'è sta poco da fa. Oh, darling. Io ci vedo sempre Alcibiade col brufolo qua, però... perché io ho giocato Odyssey, me lo ricordo bene. Questo invece che... queste sono le palle di Craxi. No, di Mozart. Famo di Mozart. Ma. Le palle di Craxi ce l'aveva Ania Pieroni. Eccolo il lampione che diceva Piddo, guarda che roba. No, dico, scusa se è poco, Ci avrei però bisogno di una spada un po' più leggera. Quindi, potenziata se si bagna. Wow. La devo arrabbiare pure la spada, allora, mo. Facciamo che ci metta una roba, poi vediamo. Bravo. Quella è un'altra cosa. Quello è stato non solo proficuo e ben usato, ma è stato rispettoso pure quello, capito? No, Yekka ci ha fatto i... fai beta testing, capito? Potenziata se si bagna. Oh, c'è scritto là. Io ho letto rimanendo basito, Anch'io. Sto giocando a un gioco proprio super... super family friendly, Cioè, se non è family friendly Zelda, non lo so io come andiamo a finire qua, Ah, è quattro le spade, ok. Non riesco a fare un'arma a una mano. Cioè, devo avere un po' di attenzione qua, sennò questi me si includono subito. Lo vedi. Prende subito Dark Souls, come diceva l'altra volta Nano. Aspetta, Alla fine il tipo rispecchia solo le caratteristiche, giusto? Io speravo anche i talenti. Io credo che rispecchi... non l'ho mai fatto, quindi penso che faccia tutto. Non l'ho mai usato io, perché sono stato sempre molto convinto in quello che facevo. Pensa un po'. Che roba. Prova, Magno, che se poi fai il salva... c'è la spada Siffredi. No, è la spada di Lona Staller. La spada Siffredi è potenziata se si indurisce. Abbi fede un attimo. Dico male? Questo è veramente un boss di merda. Nel senso che è difficilissimo. Sei un pro. Le sei tutte. No, beh, ma è semplice logica idiota. Cioè, non è logica, è idiozia. È la mia idiozia. Guarda, raccogli. Come no? Spada miasmatica. Per chi respira male. No, però che cazzo, questi fanno degli attacchi veramente difficili da schivare. Blop. Io poi dovrei mettere un'armatura un po' più, Quella che potenzia l'attacco, tipo quella di Cinzia la Barbara, dai. Metto questa, così. Tanti pantaloni, sempre quelli c'ho. Camminano da soli. Prima mi chiedi se l'ho trovato e poi manco l'hai provato. No, nel senso che io so che fa il respect, ma non so fino a quanto riesci a... Presumo che te faccia rifare proprio i livelli da capo, capito? Anche perché come se no, come respecchi, se non rispecchi i talenti, gli incantesimi, quella roba che rispecchi. Che bei pantaloni. Io invece testo, ho provato a vedere, cambia solo i punti delle caratteristiche degli incantesimi, non il resto. Ah, invece io testo, nel senso io provo. Ho provato a vedere che... Ah, punti delle caratteristiche degli incantesimi, non il resto. Ah, i talenti non li cambia. Ma possibile? E allora che cazzo ci hanno messo a fare? Oh, dai, mannaggia. Unghina e Pierugo. Sì, buonasera. Fanno un'altra di capriola. Quanto ti piace sta parola flex? Io l'ho scoperta una settimana fa.
non mi ricordo dove. Raga, questo è difficile del boss, quindi ci potremmo sta molto. No, è l'unica cosa che avrei cambiato. In più, se decidi di non farlo annulli, si deve comunque la grana. Ah, sì. Vabbè, ma i soldi non sono un problema, dai, a Baldur's Gate. Te venni... fai un po' di pillaging, come lo chiamano i barbari. Te venni un po' di roba a cazzo da cane. Devo cambiare i pantaloni, se no Ranzic mi piange in giro. Ma non ce l'ho quelli da barbaro, c'ho quelli normali. Tutti da 6, su, guarda. No, questa... gli mettiamo una fascetta così, a ricogliere quel giaccone a rambo. Mazza, sono 9, io c'ho veramente c'ho pochissime armature. Non ho trovato un cazzo. Potevamo metterlo su Game Pass, come no? Aspetta, sto spendendo tutto, un fiume di pergamene che non posso ancora imparare perché è di livello superiore. Comunque non te la portà appresso la roba, Magno, lasciala all'accampamento. La puoi fare pure direttamente da dove stai, fai manda all'accampamento e ti va a finire la cassa. Se no, vai e diventi matto. Fammi finire, fammi. Allora, tutto per i talenti, ti lascia le caratteristiche che puoi modificare. A nulla sarà nulla. Lo vedi? Allora, anzi, che è più esperto di me. È tutto al campamento diviso in sottocasse. A seconda... Madonna mia, Magno, tu sei proprio... dire metodico è dire poco. Lo dico in senso buono, per carità. Ci fossi io metodico. Io sono metodicamente un cretino. In quello sì. Cazzo, non mi sono fatto l'arma che si indurisce, com'era? Vabbè, senti, sai che ti dico. Gli do poche botte, ma gli do buone. Infatti io ho una possibilità di fare una bella cosina qua. All'inizio, perché no? Beccate questa, gli fa un cazzo. Diciamo che non aiuta qua la cam, eh. Il brutto è che gli alleati è difficile. Orco cane, che botte che gli abbiamo dato però. Spettro Ganon. A cazzo di cane. I talenti non li vedo. Non siamo più alla cazzo di cane, esatto. Con me ce l'ha. Io vado, pago le 100 monete e mi da solo alcune schede. Che livello sei? Ah, vero, perché i talenti poi si sviluppano dal livello 4? 5? No, forse 3. Tombola! Non mi ricordo. Però Ranzi che ne sa più di me, perché lui, essendo anche un giocatore del vero D&D, del giocatore cartaceo, del tabletop RPG, allora queste cose le sa a prescindere, capito? È tutto qui. Questa è... ma questo è difficile, mi ci devo concentrare un secondo. Però siccome è divertente, poi quando c'è questo potente lui è difficile. Sono al quinto e il primo scatta al 4. Volevo cambiare quello del guerriero. Ah. Che gli avevi messo che non ti piace? Indurire le spade con lo sguardo. La mia ce l'ha. La rifamo questa, va. Ok. Ragazzi, Bruce Dickinson si è sposato la terza volta. Io so come si dice in questi casi, no? Auguri. No, io non so, seguo il metal tutto tranne che il gossip, non me ne frega un cazzo. Veramente non me ne frega un cazzo. Io non so quanti figli c'è nessuno, quanti mogli c'è nessun altro. Io so quanti dischi hanno fatto, quante canzoni hanno fatto, dove hanno suonato, perché, con chi. Vabbè, l'ho detto fino a 3 secondi fa, quindi invece ritrovo. Ranzi che Pippo Caruso che sottolinea a dovere. Questa qua. Boh, tu spiegami come mi hai preso. Che stava. Io stavo a Mestre e tu stavi a Torino. Come cazzo mi hai preso? Vabbè. Logan 18217 dice facile sto boss, mi dicono veramente facile. No, non è facile per niente, ma niente è facile, niente è facile. Salvo, se stai a giocare facile stai a giocare a Kingdom cazzo lì, come si chiama quel gioco del merda.
Ormai l'ho detto, tanto lo usa tutto l'internet, a me fa schifo Kingdom Hearts, quindi posso andare in giro a salva Cenerentola io, masticazzi con Paperino con la chiave, con la pistola, con la spada a forma di chiave, masticazzi. Io mi esagero pure, però non me ne frega veramente la mazza di Kingdom Hearts. Una Mars, non me ne frega. Oh, finalmente mi faccio un'arma corta. Perché con l'arma corta posso stare con lo scudo alzato, capito? Mica per altro, eh. Comunque controllo meglio, non vorrei andare tramite un'altra finestra. Guarda Magno, se vuoi te faccio una prova pure io dopo, più tardi, domani, o te scrivo e poi te dico pure io. Io sono considerevolmente di livello più alto, però io pensavo che sono di livello 6-7, ma... Diciamo che la dinamica quella dovrebbe essere, no? Io sinceramente non lo so. Però capisco che ti danno fastidio, perché poi essendo un gioco in cui si livella veramente ogni morto de papa, è difficile accettare uno sbaglio. Per quello c'è sta Eddie Dead 2. Questa è quella versione Power Slave, quello invece è la versione Peace of Mind. Comunque sono arrivato a 6, ho preso il secondo talento ed era quello che volevo. Ok. Ti stai a divertire, eh? Mamma mia. Mamma mia, ieri, guarda. Ieri sera non avrei smesso più di giocare. Veramente non avrei smesso più. Una roba troppo clamorosa. Infatti io diciamo che narrativa alla Wake mi va bene, ma fino a un certo punto. Magari qua ci stanno cose che io non so, oppure è talmente superiore a livello narrativo. E loro ci sanno sempre fa, però, i Remedy ci sanno fa con la narrativa. Ci sanno sempre fa. Coso è meraviglioso, Control è una roba. È clamoroso. Ho provato pure la patch di Cyberpunk. Tanta roba, solo che devo sistemare le opzioni perché mi hanno peggiorato qualche cosa. Speriamo che la si sistemano. Se faccio degli urlo. Dai, dai, bravi, bravi. Fate hobbies. No, ma stavo fai. Ah, perché quest'arma di merda non si para. No, vabbè, però porco. No, le armi a due mani non le posso usare qua. A parte che io mi stanno sul cazzo sempre, quasi, quindi me ci trovo male proprio in generale. L'avvezzito resetta tutto. Poi niente da dire, poi gestire tutto il mago lo permetto pure per me, mi sono innamorato di sta roba. Non ci vedo altre classi che mi interessino al momento, poi si vedrà. Io avrei voluto provare il Warlock per vedere sta cosa, sto rapporto col tuo demone, se si sviluppa. Quello lo vorrei fare. Questo... Very very far away from now. L'avvizio resetta tutto, poi modifica il personaggio in base dal gioco. Hai la freccia gialla del livello e ti fa fare tutti i livelli fino a dove sei arrivato. Perfetto. Io mi sono rotto il cazzo dei giochi facili, voglio le sfide. Infatti solso le scarpe per piede mio. Sono gigante in un inaspettato romano. Finale. Infatti Breakpoint è bello solo se giocato in modalità simulazione. Breakpoint sì. Il Warlock anche secondo me è molto interessante per sé. Esatto. Il problema è che a me il personaggio che te dà lui nel party del Warlock mi fa schifo, non mi piace la lama perché sembra un cretino. Cioè non che sia scritto male, è che non mi empatizzo tanto con lui perché mi sembra veramente un cretino. Dopo mi faccio una bella gricia con la panna, va bene Salva, sempre sul pezzo, mi raccomando. Un giorno scriverò un trattato, Salva Logan nella panna, storie di visioni freudiane nascoste. O meno. Ah, questa mi sa che è fiacca però, eh. Però la devo fa. Mi sono rotto le palle di fare le armi a due mani, veramente, Ecco qua. 32, 36, 31. Tanto io ho fatto più danno con questa che con quella. Esatto, a me non piace, ma ti do un forte sconto dai venditori. Vedi? Chi è? Chi prova? Io non l'ho mai portato appresso, l'ho portato appresso solo quando ho trovato Karlach e basta. Però non mi piace lui, capito? Non mi piace il personaggio. Non... Cioè, per esempio.
Karlach, pure se è molto più basic, è molto interessante. C'è sta cosa della fornace, è una figata. A me piace più Misora di Will, cioè la demone che lo controlla. Lei mi piace tantissimo, perché è proprio una roba schifosa, capito? È proprio il demonio più ingannevole. Oh, che palle sta mossa, che mi via 3 giorni dopo. È come la mossa della Ferrovia dello Stato, La fai mo e mi via fra 3 giorni. Anzi, più che Ferrovia dello Stato va a Codral. Fanculo. È alto in carisma e sono arrivato al 30% di sconto. Io sai perché? Perché io faccio sempre, diciamo, una grossa opera di... come possiamo dire, stracciarolismo. Norte che stava in stracciaroli, che erano quelli che raccoglievano tutta la roba, tutti i rifiuti per non essere rivende. Quindi più roba raccoglievano e meglio erano. Io così faccio, all'inizio raccolgo tutto, pugnali, stuzzicadenti, dentiere, quello che capita, e poi vendo tutto. Infatti c'ho tipo 200.000 monete d'oro e mi sono liberato pure di alcune armi, tipo, che ne so, un pugnale più uno, i pugnali più uno, più due, me li vendo, non ce faccio un cazzo. Sono stato più attento, diciamo, però ecco, questa devo aspettare che fa sta cosa qua. Lo sto a capire, piano piano. Sono stato più attento, più che altro a non vendere gli oggetti magici per colpa di Gale. Ma tanto Gale. Carisma, miglior caratteristica del gioco. Infatti Adelianna c'ha carisma altissimo, perché mi piace a me come roleplay, no? I personaggi carismatici a me sono sempre piaciuti. Quelli che chiacchierano prima di menà. Io di solito faccio guarda là. Tu c'hai l'abilità Bud Spencer. Chissà si fa male. Io sai perché non mi ricordo il miasma. Urca! Con che si combatte? Cioè che gli fa più effetto al miasma se l'elettricità su un cazzo. Boh. Dai che mo ci siamo, eh. Pam, botta m'ha ammazzato, ovviamente, no? No, non l'ho finita la frase. Oh. D'accordo con lei sul demone che lo comanda. Comunque penso che sia abbastanza indirizzata, ovvio che un personaggio del genere piacerà pochissimo, mentre Gale e Shadow Art ti danno molto... sì, è vero, quello è vero, è vero. Ma pure cosa, l'Aesel a me piace, nella sua sconfinata presunzione. Ci fai tutto, persuadi, becchi di scopi, intimidisce e scopi pure. Non va via. Carisma Carpenter. Ecco, questa è una figlia che so, figlia di John Carpenter. Si chiama Carisma Carpenter. Mannaggia, giudaccio infame. Dumos, ho sbagliato. Devo stare attento a quella mossa là che fa il vortice, perché quella come si dice, mi sbuccia come una mela. Ma Ranzik è un pro, Ranzik è un pro. Assolutamente. Ragazzi, ma sto The Day Before... mai sentito. Bella, me la ricordo i tempi di Buffy. No, io lasciamo perdere i Buffy, che non è il momento. non mi piace, mai piaciuto a me Buffy. Una serie salvalocanabile, però a me non mi piace. Fammi fare un altro piatto, va. Mi serve un'altra roba. Oh, perché te devo dire cazzate, Sarva? Lo sai che a me mi piace sta roba. Cipollotto? No, pianta del vigore, vabbè. Tiè, ci metto pure l'uovo, famo una schifezza disumana. Mamma mia, ho visto le recensioni, mi hai visto 4.000 voti con estremamente negativo. Verdure rosolate, ottime. Aspetta, ne faccio un'altra e poi salvo e poi ripartiamo. Ce l'ho in mano il mostro, Il mostro, padova, dico che mi nonna. Il boss ce l'ho in mano, però devo... come si dice? Devo affilare alcune cose. Tipo quell'attacco lì. Che è proprio una merda. Abbiamo rifatto qua, cioè ci metto pure la nocciola, tiè. Per dargli quella nuance. No, guarda Deo. Manco mi ha fatto salvavo. Gioco imbarazzante, serve che andiamo via. Ti stavo aspettando. Ah, per Buffy? No, vabbè, sti cazzi, raga, per me potete vedere pure vite e opere di Alberto Tomba. Che cazzo me ne frega a me? Cioè, non è un problema. Non ho fatto l'arma, guarda, non ho fatto un cazzo nero.
là rimane il coso. Bellissimo. Rimane. Vabbè. Ok. Come si chiama l'artegame de Duma? Questo è l'attacco normale, d'accordo? Mannaggia la puttana. Sta sbunna. Quello 2 è brutto, eh. Mamma mia, io guarda, io Arcane li adoro, gli Arcane per me sono Arcane Studios. Ma Redfall è veramente vergognoso, non capisco come cazzo hanno fatto a fare una roba del genere. Questo non riesco a capirlo, è incredibile. Fate qualche cazzo pure voi, no? Così se ve va, Ci si mettono pure le colonne infami. Ma è uscita un po' la scimmia Lu da Mortal Kombat, o stai ancora infognato? Sì, stavo usando un termine tremendo. Cioè, sei ancora infognato? Ma va bene, è solo per curiosità. Per vedere se sei diventato un dio, sei solo uno stronzissimo semidio. Che perri! Ho premuto A. Ma perché non c'è sta il bot stasera? Fermi tutti, no? Ah, non lo posso mettere, porco cane. Aspetta, riprovo a riaprire. No, senza bot personalizzato non si può guardare. No, non funziona stasera. Vabbè. Famo finta di niente. Ecco perché sto a perdere. Oddio. Usiamo la lama del Boblin. Mi domando perché Lorena Boblin da quelle parti. Cesso, Frank. Eh? No, non adesso, Ed. Dobbiamo lavorare. Mi sembra che il fuoco non gli fa un bel cazzo, devo dire. La luce? No, solo perché l'ho preso in testa. Mannaggia sto cazzo d'attacco. No, non funziona perché si vede Stream Elements, non si deve vedere Stream Elements. Si deve vedere il nome proprio. Dado Karmico io l'ho tolto. Dado Karmico è un modo per controllare la partita. Io ho lasciato random puro. Per quello certe serie più certe sono delle bug, capito? Io ti potrei dare del figlio di madre ignota nel rotto del posteriore, ti potrei mandare a fare del medesimo. Non riesci potrei a bangare su scritto, anche ai tuoi arrancare. Io arranco. Di un nonno, un cariolo, non rifà quelle robe là e salva. Vedi, ma mannaggia la puttana, ora ci avevo scoperto pure la ricetta. Allora com'era? Così? E ma coinvolgerà anche tua sorella, notoriamente infila lo smantrappa all'uso improprio della bocca e allargarti scorsa quel grandissimo dono seduto di tuo padre, a sua volta figlio di una città dei cinque lettere, cantato da Omero, che tu San Marco chi era perché sei ignorante, io ignorante. Tende al negativo. Sarebbe il dato truccato? No, non mi piace a me. Non mi piace proprio. Però è una possibilità che te danno loro, perché guarda, se ti piacciono i dati. Questa non è perriabile. Oh, e dai, però datemi una mano. Buonasera. Da poi porco caso, qui sono 20 anni che stiamo a fare la token su, raga, mamma mia, non se ne va più. La token, quello è Oriuken. Basta. Io mi sono rotto il cazzo da mo. Ma va bene, per carità. No, questo l'ho sbagliato io. Devo fare, se non mi faccio queste cose prima. Ho fatto un po' proprio cazzo di cazzo. Vedi, BB Gas, vai.
Prendi in mano. Avanti. Cinque. Nuovo rifamo. Uguale uguale. Vedo fare le armi perché sennò veramente non si può, Non si può. Rigetta. Verdure rosolate, vai. E poi che altro dire? Vorrei un etto di carne. Come? Ma che un etto? Un chilo. A posto, mi faccio l'arma. Mi sembra che mo se siamo portati appresso il genio Massari, porco cane, dai, va bene così, no? Sta? Eccola qua. Andiamo lì. Poi, questo quasi quasi ci metto qualcosa pure qua. Questo non lo fa. Ricordiamo sempre l'omaggio doveroso a Magno, perché è sempre grazie a lui che fanno qua sta run a Zelda. Questo, non solo per questo, ma anche per questo. Un boomerang no, perché tanto non parte. Questa chissà se la posso combinare con qualcos'altro, perché qualcosa non è che me ne fa impazzire. No, infatti, vedi. Oh, faccio il boomerang alle brutte. Alle brutte mi parte. Cazzo mi frega. Famoci una bella carbonara, sì. Dopo cena, proprio noi. Link. Ci sta sempre bene, tu dici. Ma le fanno magnate, sai, magni a casa. C'è sempre sta voglia di magnare. No, oh, porco Giuda, infame, però. Non ho salvato. Quindi lo devo fare. Vieni qua, che stiamo su di te, dai. Vieni qui. Mandorlato balocco, vieni qua. Da lì. Sono d'accordo, capirai. La carbonara trova sempre pubblico. È come Belen. No, porco cazzo, Da quanto leggo sono basati i carmi sul tipo di roleplay che stai facendo, sia nel bene che nel male. No, io li ho disattivati perché non mi piace. Mi sembra. Allora non ce li. Cioè. Se li devo influenzare in quel modo, allora preferisco giocare senza, cosa che non si può fare. Alcune scelte sono indirizzate se non obbligatorie nel talone di punti. Ma io ho preso belle musate però con le scelte a volte. Diciamo che in alcuni dialoghi c'hai il coefficiente è molto basso, capito? Quindi riescono a influenzare con quello. Poi non so, io parlo sempre da. Non da pastore metodista. Io c'ho un gatto che è un cretino. Ho visto la presente ha urtato contro una scatola di cartoni che sta là da sei secoli che ci giocano loro, no? Non so che movimento ha fatto che si è spaventato. Io ho visto la schiena del gatto sullo schermo. Ho visto la schiena del gatto che usciva dallo schermo, quindi è saltato un par di metri da fermo per la paura. Doppio Perry, ci andiamo la prossima volta dai Doppio Perry, ovvero domani sera dai Doppio Perry, dai mitici Nicola Ferron. Levate un po'.
Vabbè, non dà la mano. Dai. Oddio, Dio. Capito che dicevo, però, Magno, secondo me è così. Ci stanno delle cose in cui devi andare avanti e magari devi andare avanti pure col lancio. Però il core del gioco sono i lanci quelli nascosti, capito? Oltre a quelli palesi dei dialoghi. Proprio i lanci nascosti, quelli che tu sai che ci sono ma non li vedi. Cosa che poi avviene in tutti, in quasi tutti i giochi RPG, dove sta una matematica. Oh, porco cane, sta mossa, la odio. Ecco. Spettro Ganon. Il Ganon inverso, vieni qua. Mamma mia, come ho messo. Oh, meno male, è stata bene pure voi, oh. Arco del re dei demoni. Oh, mamma mia, quante botte da dopo, porco. Boh, vincere i guai. Oh no, una marmellata alla marena. E io vado sopra, così da vinto il culo. Io vado sopra. Guarda che imbecille. Oh. No. No, ma tutti qua devono venire un per cazzo. Oh, meno male. Fate qualcosa pure voi, no? Il girone di Capodanno. Guardali con le mazze. No, 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 sopra il miasma, no. Mannaggia il miasma. Miasma non miasma. Porco cazzo. Nella prima fase sono diventato bravo, poi in questa non lo so come va a finire. E che mi curo, ho finito tutto. Stiamo parlando di sfumature, però per dire le percezioni, per trovare i bauli sottoterra è ridicolo, ti dicono che fallisci il tiro di percezione perché ogni volta che tiro fuori la palla lo trovo comunque. Aspetta. Ma perché tu con la palla lo trovi comunque? Io non me la fa quella roba lì. Cioè tu ti metti a scavare nei punti in cui non... Certo, sempre, Jesse. Voi ricordatemi di salvare, se no dovrei fare sta pippa, non va bene. Oh. Questa è una bella ricetta. Sei troppo avido di colpi, non l'avevo letto. No, là sono stato troppo avido che all'inizio ho preso troppi... Ho sprecato troppi manicaretti. In teoria la palla non la usi finché non scopri la fossa. Teoricamente è così, sapevo io. Per quello, no? Però veramente, dai, stiamo a parlare, come dici tu, sono proprio facezie, perché però alla fine è talmente gonfio di roba. Capito? È come dire che una non ti piace perché c'hai doppie punte. Però è una roba mostruosa, no? Però c'hai doppie punte, lo so. Che devo fare? È la percezione, esatto, sì, pure io sono così, no? Faccio un altro piatto, vediamo un po' se mi viene fuori. Con latte che ce lo devo fare? No, aspetta, prima di fare schifezze, siccome il latte costa. Non c'ho ricette col latte. Quando cammini e ti dice percezione sulla pienza fallita, clicchi due volte sulla palla o la metti in mano di un personaggio e poi ti dà un cerchio per scavare. Io ne ho trovati due fallendo percezione. Ah, vedi? Ma perché tu sei più intelligente di me? Se quella ci vuole poco.
Sarebbe più realistico che se fallisce il tiro non comparisse nulla. È vero, questo è vero. Questo è vero, ma è sempre un videogioco, quindi rientra in un ambito de... come la vogliamo chiamare? Oh, Nena, ciao, buonasera. Inutile che perculi, no, perché no, non era mia intenzione assolutamente. No, no, no. Non so ambiguo come sei tu. La presa per culo mia è sempre netta, quindi te ne saresti accorto subito. No, dicevo, perché tu ci pensi? Io non ci avrei mai pensato a fare una roba del genere quando fallisco percezione. Infatti non l'ho mai fatto. Per quello dicevo che sei più acuto in questo. Mica. Io non mi sentivo nessuno se lamenta te che gli dicono che è acuto, però vabbè. Hai visto mai? Te passi, no? Che dici, ne? Ne? Ok, questo... mo salvo però, guai, grosso guai a Chinatown. Ok, ne faccio un'altra. Qua. Soffiacche però, suona mano. Ok, siamo pronti. Ah. Nena Nanno sembrava quasi a sitcom con Robbie Williams. Mork e Mindy. Roba super antica. Lei è brava a girare le medaglie della verità. Sì. No, no, no. Non credo proprio. E che mi ha preso per pannella, porco cane. Come stai, Nena? No, no, ma io ti ho detto così perché è così. Poi, ti ripeto, a volte... diciamo che nella serata il tono è quello che è, no? Però non era assolutamente, ci mancherebbe altro. Diciamo la battuta è quella sulle doppie punte, quella era una battuta. Nano Nano la mia mano, esatto, quello. Tutto bene? Meno male, va. Qua sempre uguale, Simon Song. Very old song. Ah, meno male, l'avevo salvato. Cominciamo a mangiare questi esorbitanti manicaretti. Me la cantano tutti quella canzoncina. E beh, che detta così. Beh, così faceva lui, ti ricordi? Beh, era vecchia, era stata tipo una delle prime cose che faceva Robin Williams. Marca Madosca. Mo mi sono veramente ingarellato a menaglie e basta. Questa mi manca. Ah, Mork e Mindy. Come cazzo si chiamava? Mork e Mindy. Mork e Minchia. C'è stata pure la versione sicula. Guarda stasera che l'activity feed non funziona. Ci abbiamo tutte le armi buone. Fagociti. Fagociti. Che cazzo vuol dire fagociti? Niente. No, 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 facci piano. Comunque, sempre riguardo a Baldur's Gate, c'è una curiosità da arrivarci a Baldur's Gate, che mi si sta a porta via. Non vedo l'ora di arrivare alla città, guarda. Anche se sono sicuro che nella città succederanno casi umani, quasi amari. Faceva così, esatto, sì. Io l'ho visto, ma mi ricordo un cazzo perché ero talmente piccolo, ma mi ricordo solo lui che faceva sta cosa con le mani. Che lui era un alieno che era venuto sulla Terra. Un periodo negli anni 80, 70, 80 c'erano tutti gli alieni che venivano sulla Terra. Alf, lui. Mi piaceva sta cosa qua, capito? Per sconvolgere un po' le sitcom sempre solite con la famigliola. Allora mettevano gli alieni. Poi Super Vicky pure c'è stava, che era la robottina. Io è tanto che ho visto Alf. Alfano io ho visto. È uguale. Più alieno di Alfano. Angelino. Sì, vabbè, ma questa me l'hai data proprio gratis.
No, ma se non mi concentro non andiamo lontano qua. Ma mi hanno proprio gonfiato come un canotto. No, poi c'è il pensiero che Magno mi ha detto che sono un cazzaro, quindi ne va del mio equilibrio psicosomatico. Alfa era, me lo vedevo io, era tipo prende la stessa tecnica dei One, dei Four, di quelli di Mediaset, no? La mano nel culo e il pupazzo. La famiglia di dinosauri, ma il cartone animato? No, il cartone animato no. Forse manca sitcom, ti ma io non... aspettando, sai? Tante non recuperate, tante dopo, eh. Come si chiama quella che mi vedevo io? Che sfugge. Beh, come Super Vicky me la vedevo. Quella con la bambina robot. Che era praticamente Arale in versione americana, solo che... Arale... Un altro livello, però... Anche perché non so se è proprio da prima Radio Super Vicky, cioè mo c'ho sto dubbio amletico. Chi ha ispirato chi? Banale, sì, anale. Arale faceva merda rosa. Super Vicky, no. Arale, vedi? Mi sa pure a me. Anale. Io no, ditemi sta famiglia dei dinosauri com'è. È una famiglia che crede ancora nelle tradizioni. Fermi, pausa. Non lo sai che lei gode della mia età? Ah sì, se trovo una cosa che il maestro non conosce su Baldur's Gate 3 non posso essere definito più intelligente. Come no? Perché? Ma per me è uguale, eh. È come che, cioè... Per me è un attestato di stima, vale a prescindere. Ti giuro, io non ci avrei mai pensato a tirare fuori la pala, per esempio. Ma proprio mai. È una forma di akume che io non ho. Se proprio la volevo mettere così, proprio non ci penserei mai a fare una cosa del genere. Invece vedi, lui metodico. Ma è una bella idea, mica perché... Sto parlando con Carlo Verdone quando c'ha paura di dire cose. 2 minuti di spot. Ah. Sì. Mi ha buttato di sotto come un vaso dei gerani. Nena, l'hai fatto l'arbere? Se lo fai, non lo so. Se no fai il palo come Giorgio Costanza, il Festivus. Beh, ragazzi, mi siete visti Seinfeld, altro che i dinosauri. Siete tutti da ricovero, ma di quelli immediati. Io la consiglio sempre, non mi stuferò mai di consigliarla. La sitcom più bella del mondo. Più intelligente, più dissacrante, più tutto. Mo' si è attaccato proprio al trampe. Ho sprecato tutti i piatti, ovviamente, no? Nella prima fase, io, come al solito. Dai, fate qualche cosa pure voi, dai. Che io mi costruisco un'altra arma, intanto. Scusi, Spada asmatica, dove sta? Quanto fa? 41 fa, porca mignotta. E che fai? Non ce la metti una roba? Questo che cos'è? Prova un po' questo. Guarda, questo deve rompere per cazzo a me. Niente. Ma hanno dovuto rovinare perché io... Quelli non sono stati capaci di tenerlo fermo. 2 minuti, oh. L'anno scorso ho riportato in cantina l'albero tutto addobbato. Così per oggi era... Così non c'hai ripensamenti, però. Ah, ma mi consuma energia l'arma mia asmatica qua. Ma non ci credo che la fa, ma quando... Cioè, poi dipende che albero c'ha, se ce l'hai... Formato geranio che c'avevo davvero a proposito dei gerani. Mettiamo questa che... Mi sono rovinato già. Il tuo bastone è rotto, esatto. Wow. Lo sai che ci metto io qua, guarda, ci metto questo?
Vediamo se riesco a piampare. Ah, il ghiaccio proprio non gli fa un bene amato cazzo. No, vabbè, che palle. Sì, sì, lo fa. Tanto era piccolo, 1,5 metri di albero. Ah, allora vabbè. Sto bastone è rotto. Sei un genio. Gli hai fatto però, gli hai fatto la serra sopra per coprirlo, se no ce ne trovi tre. Lo trovi già innevato quando lo vai a prendere, poi. No, io lo smonto, levo i rami, li metto dentro. Tradizione è che io mi metto un DVD musicale mentre faccio l'albero. Oggi mi sono messo questo, guarda. Quando finisce questo ho finito di fare l'albero. No, solo quello, ero indeciso fra quello e un altro. Ma quando smonto me ne metto un altro. Certo, l'ho coperto. Ah, vedi. C'hai furbo, frate. Non mi piacciono le armi. Non mi piacciono, non mi piacciono proprio. Sì, perché, capito, c'hai un... C'è lo dell'arsalone, dove non c'ho... Ce l'ho della alla cucina, ma se, non è che se, mi piace come si sente tantissimo. Fermi tutti. Il Black Tree. No, no, no. Se vai su Instagram me lo vedi, Magno. Senza senso. Non è Black, è pure... È una cifra proprio... Beh, natalizio. Però non è troppo pomposo. Rido perché già mi sono preso in mente 6-7 battute. Come quella della via del cassamortaro. Vabbè, no, non si può dire. È brutta. Però finisce con pompe funebri. Basta. Fatemi concentrare, sennò veramente sto tutta la serata a fare questo. Sono le 10:10 io. Ma io lo sapevo che questo ci avrebbe messo alla prova. Io ho un 60.000 punti, ovviamente, perché ricompensa tipo stream in mutande. E mo ho messo bevi, mo voglio fare altri però. Qualcosa di nuovo ci avevo messo, però poco. Perché poi abbiamo fatto tutta sta... Sto movimento di alert e non ho più... Non ho più pensato a metterci degli altri. Ho messo il parlo per te. Che ne so io. Mi metto pure le altre cose, dai. Però no, quelle dove io faccio... Dove faccio performance non li metterò mai. Tipo, che ne so, gratta delle orecchie mentre stai a giocare, mette delle cuffie, questa roba. Non mi piace. Se io devo fare l'imbecille lo faccio perché lo voglio fare io, no perché sono obbligato. Se no mi viene pure male. Ragazzi, vedo che mi aspetta l'allenamento serale di Mortal Kombat XD. Ma che è Mortal Kombat XD? Non vedi, oh Luca, grazie, ma sei troppo buono. Pensi a qualcosa da 10.000 points. 10.000 points se te vengo a casa e te spolvero casa, magno, che ne so io. Tanto lo faccio con piacere. Però sì, poi ci pensiamo a qualcosa di clamoroso, dai. Se c'è, sono aperto a suggerimenti. Luca, grazie per i beat, veramente. You beat me. Notte a tutti, no, buonanotte a te. Ma che stai a fare, state cazzo. Grazie. Comunque mi hanno rimandato sotto le scale, eh? Non so se sei contento così. Dai, ce ne sono rimasti solo tre, vai. Sì, ma gli dovete menare però, che cazzo, dai. 10.000 punti che se potrebbe mettere. Niente. Comunque ripeto, sono aperto a suggerimenti che non siano... Che ne so, mettete una molletta sulle orecchie per giocare sta roba qua, mettete parrucche, così, non mi piace. Non mi piace proprio. Perché cioè dove è meno fretta, perché io c'ho fretta di arrivare alla seconda fase, no? Che quella è proprio un classico, una classica distorsione che succede pure nei Souls, no? Quando ti cominci a bere la prima fase che te la rovini perché devi arrivare alla seconda. Spawnano. Infatti in quei momenti è bene prendersi una pausa, no? Se non si esce dal loop. Non c'è niente da fare. Ma questi mi hanno meno rapina da dietro. Guarda come ti cerca, oh. Tiè, ti sono mancato? Sei de goccio però. Sta mossa è inintelligibile, non riesco a capirlo. Cioè ho capito come la fa, ma non ho capito i segni per evitarla come... Come si conviene. Guarda sto fio della mignotta.
10.000 e non dire parolacce, non lo so, che potrebbe essere. Però è sempre, rientra sempre nell'alveo di quelle cose che stavo di prima. Dell'obbligatorietà del fatto. Questa si rompe sempre quando non deve, senza di rompe, eh. Mo io ho menato forte però, eh. Sono partito 6 ore prima a fare la schivata. Ci ho rimesso l'orologio. Il coso di pensare a 10.000, a un coso da 10.000 mi sta a mangiare le cellule cerebrali questa cosa. Meglio di quella di prima, c'è poi. Attacca dal trampe. E fin qui tutto bene, come disse quello cadendo, come all'odio, no? Che c'è sta l'esempio di quello che racconta l'aneddoto di un uomo che si è buttato da un grattacielo e a ogni piano si ripete fin qui tutto bene. Che era la rappresentazione della società, secondo lui. Vabbè. Bellissimo film. C'è stato un giovanissimo Vincent Cassel, quando ancora non si era, diciamo, accoppiato con certa gente, dico io. C'è la freccia, approfittiamone un po', no? Vorrei fare un pezzo, se mi riesce. Volevo fare lei con la sua scala, sono cascato come il coglione, mannaggia. Però senza frecce, perché non penso che si possa scivolare e tirare frecce. Ostia. Ma l'ho preso, ma come l'hai preso? Oh, se poi si vede qualche cosa, se vedesse, grazie. Oh. Ah, lui è il miasmatore. Miasmatron, vieni qua. C'era lui l'arma d'umani, ma lo vedi? Porco cane, che caracca. No, sta botta ce l'avevo fatto. Ecco. Ha droppato il randello grande. Ma se lo pio non ci faccio un cazzo, perché sono lento io con le armi a due mani. A due mani ci faccio solo una cosa, che non è quella che si potrebbe pensare. Ci guido, volevo dire. Levate un po'. Quell'altra però non vorrei eccedere, capito? Nella autoincensamento. Dai, 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 che lo portiamo a casa. Eccola, lo sapevo io. Aiuto. Mamma mia, che liscio. Aia, aia, no, lo sapevo io. Questa me c'ha proprio spaccato il cuore con sta lanciata. Me ne ha fatte due di seguito, perché mi doveva proprio uccidere. Stava rosicando in un modo imbarazzante. Stava rosicando. Ma tanto ce l'ho qui la brioche, mo l'ammazzo. Dove va? Maledetto stronzo. Per un pelo di fuga, sì. Se fossi fuggito io meglio, sarebbe stato al tappeto implorante. Vabbè, devo conservare un po' più piatti nella prima fase, però. Comunque sta cosa che si cura con i piatti è bellissima, perché mi fa pensare sempre a quanto faceva ride Geralt che si mangiava la roba mentre faceva i combattimenti, no? Quindi non lo so se...
quanto è parodico e c'entri sta cosa, però mi ha sempre fatto ridere. Divin The Witcher 3, dove lui magna. E nel 2 lo sai, nel 2 mi pare che si faceva le pozioni, si devono fare forse le pozioni, se non ricordo male. Nel 2 c'è una bella edizione per 360, ancora dell'acerlo. Dentro ci stava una mappa, un manuale, tutta roba illustrata, roba che mo non esiste più. Mo grasso che quello se c'è trova il coperchio. Il coperchio, perdono, mi sono distratto. Se c'è trova il DVD dentro la scatola. Mai giocato The Witcher, nano? Ah, mi dispiace. Il 3, il 2 magari mo è un po' più... Rimane un gran bel gioco, però il 3 è proprio una roba fuori di testa. Comunque ho consigliato Dragon's Dogma, Amon che l'ha provato, gli è piaciuto, gli sta a piacere un mondo, quindi già sono contento così. Siccome sta sull'extra, l'hanno messo sull'extra del PSN, io lo consiglio sempre. A me rimane uno degli RPG più rivoluzionari del mondo. Comunque è molto molto diverso da tutto quello che uno si poteva aspettare, no? Poi c'è pure... fecero una... Ma sa pure per PC, una, gli dettero una sistemata, quello che trovate su PSN è aggiornato, c'ha tipo delle luci diverse, un po' più lievemente rifinito, perché poi c'è veramente... 2000 che è uscito, 2012 mi sa, o 11. Ma è bello, veramente bello. Come fanno il secondo capitolo? Ho provato un'oretta ma mi sembra molto vecchio. È vecchio il menu. I menu sono invecchiati proprio perché erano brutti già all'epoca, i menu. Il gioco in sé però è... Per me rimane tanta roba. Proprio tutto il sistema delle pedine, la caccia, per me rimane bellissimo. Però i menu sono indubbiamente... scomodi, diciamo così. Ma perché lo erano già allora, nano? Cioè, se metti un gioco antico che c'è i menu funzionali, sono funzionali pure adesso. Ma non me ne viene in mente manco uno, perché sennò se mi metto a pensare pure a questo, stasera faccio per cervello come la pentola a pressione senza valvola. No, invece me ne vengo per la seconda fase, va. Oh, che palle! Maledetti! Niente, mi devo andare lì con una... Con due onichiri di merda la seconda fase, non c'è niente da... Bravo, dai, Sifon, ma perché cazzo hanno pure tu, no? Guarda come subisce dopo che ha fatto la capriola. Bravo! No, ho parato, però la seconda non mi regge. A me è un pestaggio 4 contro 1 se mi vengono a dare una mano. Bravo, l'uomo pagnottella. Ecco, da qui c'era uno di quei titoli che proprio non mi prendono. Per quanto eccellente il combat system, è la cosa che fa più cagare in assoluto, infatti. Soprattutto nel terzo, che lui si mette a fare quelle capriolette, mamma mia, irritante proprio. Infatti a me da quel gioco mi piace solo l'esplorazione e le quest, la storia. Perché il combattimento che si mette a fare la costatura l'indana, si mette a fare le capriole, mamma mia, guarda, insopportabile. Poi te toccano, muori, mamma. Io poi lo gioco fino a marcia della morte, io sono proprio malato, ero malato. Ho platinato The Witcher 3, è roba da disturbato mentale. C'avevo solo quello, all'epoca. Diciamo, era un altro periodo di quelli tipo tierni, dove si gamba d'aria. Lei come la nappi? Come la nappi? Aspetta, mi sfugge la battuta. Vabbè che è una maga delle palle, però. Non ho capito. Questa era ispirata a Christian De Sica. La maga delle palle. La nappi ha portato marcia della morte. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo. Nappi può portare quello che gli pare. Nel senso, sono contento io,
per carità. Massima stima per le sante laiche dei nostri tempi, sempre. E niente, mi rifinito tutto. Devo mangiare roba a crudo, vediamo che c'ho a crudo. Il latte, beve il latte. Mazza, mezzo cuore il latte. Cioè, finché c'è pre... Porca mignotta, oh! Mannaggia la puttana, oh! Ma dove veni appresso quest'altro? Che me lo posso mangiare? C'è un cazzo. Sì, l'olio, ma mangio l'olio. Ah, questi funghi sono buoni, assoluti. Però sì, è brutto il combattimento di Witch. Mangiate un pipistrello. Ah, sta cosa del pipistrello è una leggenda che... È vera, però è successo un fatto strano. Perché lui, quando gli tirarono sto animale, era vero che erano i tempi in cui Ozzy capiva malapena se era sveglio o ha dormito. Però lui pensava che fosse un pipistrello di gomma, un giocattolo. Quindi lo morsicò. Invece no, era vero. Tant'è che dovette andare pure all'ospedale a farsi i controlli, perché non è proprio sanissima come cosa. Onda gastrica, vedi un po'. No, gli uccelli sono la cosa più... Che ne dica Jessica? Sono la cosa che portano più malattie in assoluto. Piccioni, zebre. Zebre, ho detto per dire. Oh, che cazzo. Buoni, mo mi recupero. Mo non mi voglio proprio distrarre, che se moro pure mo... Mi sparo. Chi è rimasto? Oh, lo strunzio qua. Levate un po', uomo pagnottella. Dai! E lo porto a casa dopo un'ora e mezza. Fantastico. Oh, è così. Non conti solo sul potere. Grande Pippo Caruso. Amando Dio, andrò al Polo Nord, ma tu devi andare a fanculo! Mi sparizzerò di te in men che non si dica! Ecco fatto. Ti credevi che avevi vinto, Siamo qua! Ci stavate pure prima, però vabbè. Ah, questi sono quelli veri, però. Dobbiamo attaccare Power Slave. I portatori delle gemme segrete. Si può sapere chi sei? Rispondi! Vengo da Velletri. Se non sapete chi sono, allora vuol dire che le vostre gemme non servono alcun ricordo degli eventi dell'era. Incredibile. Io sono Ganondorf. Le patetiche gesta dei vostri antenati non hanno fatto altro che rimandare l'inevitabile. Fighissimi, sono bellissimi. Lasciate che vi mostri il passato, un assaggio di ciò che vi attenderà quando avrò recuperato il mio potere. Lui pure c'ha lo yin, lo yang, male bene, sempre sta dinamica orientale che noi capiamo fino a un certo punto, perché noi siamo abituati alla cesura tra male e bene, no? Invece per loro è tutto un rimescolarsi. Mamma mia, bellezza. Usate i boblin, sono bellissimi. Donato per seminare morte e distruzione sui rune. Spazzate via chiunque osi opporsi al no. Mio volere. Castel Gandolfo, quando fa il castello. Massacrateli senza pietà! Code Red, stasera ho cercato proprio il titolo. Code Red. Il mio vero potere ritornerà. Busto Garolfo. Cops. Fine sarà ineluttabile.
Che scelta dei vocaboli. Vedi che demone furbito, mica un burino come cosa, come quelli di Diablo 4. Sì, sì, ridete. Il terrore dei nostri antenati era lui. Allora il re dei demoni esiste davvero. Certo, piccione. Sì, non c'è dubbio. Quel re dei demoni che ha quasi soggiogato il mondo tanto tempo fa. Ganondorf. Ora che è tornato in vita, il mondo è in pericolo. Sifon, sei inquietante. Questo è un disastro. Se è davvero così, allora siamo spacciati. No. Al momento non sembra ancora nel pieno delle forze. Altrimenti, Madonna, sempre più intelligente dell'uomo. Perché ci avrebbe risparmiato qualche istante fa? Torniamo al forte di guardia. Dobbiamo studiare un piano. Sì, un piano terra. Senti, Link, è meglio se vieni anche tu. No, se ci vai tu, vengo anch'io. Ah, che bello, mi dà pure un portacuore. Ostia. Ci ho messo un'ora e mezza a farlo, però, visto? Con tanta calma e vaselina. Elefante, eccetera, eccetera. I ricordi della tua avventura sono stati aggiornati. Ok, quindi posso rivedere i filmati alla grandissima. Spada smatica, la vivo, pure se non so se la userò. Più alto il numero massimo di cuore, più elevata la sua potenza d'attacco. Ne è valsa la pena, assolutamente. Anche perché nel frattempo ne abbiamo detto de cotte e de crude, quindi va bene così. La lancia la lascio per terra. La prendo sta freccia. Oh, no, mo potete pure andare a fanculo. Scusate la crudezza, ma... Tanto ci stanno le vostre controparti reali, mo, al forte di guardia. Mamma mia, che bellezza, però. Poi l'altra volta per arrivarci c'è stata tutta una quest che ti fa fare dei passi ben precisi appresso a sta Zelda fasulla. Perché lo sto? Perché sto a fare sta roba? Ah, per questo motivo qua. Perché voglio volare. Quello l'ho fatto, chi lo sa. Passi pure di no, eh? Ci vorrebbe un sacrario di quelli a rutto libero. Credo di sì, perché sta veramente nelle zone più... Eccolo là, no, per esempio. Andiamo verso di là, va. Mo se questo è fatto, bene, se no vado fino laggiù. Tanto con mezz'ora, che vuoi fare? Via. No, ma l'ho fatto perché non c'è la lucetta verde sopra. Che vuoi? Avete finito di aprire la finestra quando io vengo da qua? Qua non ci sono mai stato, per esempio. Là ce ne sta uno già fatto. Quelli già fatti c'hanno lo stallaggio, quello mi sa che non l'ho visto. Che bellezza. Questo quando te metti che magari stai a giocare da solo, esplori camminando come ho fatto le puntate scorse, no? Il vero piacere della scoperta. Peccato ste colline alla Minecraft. Lo so. Ma tu, se tu lo prendi come fosse un cartone animato, no? Alla fine va bene, no? Cioè, capito, come se sto fondale è così un po' acquerellato, capito? Che te ne frega? Evocativo lo stesso. Non c'ho bisogno di come Origins che vedo la piramidina a 70 km, che non è manco realistico se ci pensi, no? Però, capito, a me non mi dispiace. È vero, è limitato dalla hardware, però sti cazzi. Un po' come Elden Ring, sì. Elden Ring, capito, vede tutto da lontanissimo. Poi vai sempre in giro con la spada, però Elden Ring, qua invece le riposi, le armi. Perché Link è più intelligente del tuo personaggio che un blocco di tubo. No, il tuo impersonale. Il tuo del giocatore. Io sta cosa ogni tanto la tiriamo fuori. Nano, tu lo sai, io ce l'ho qua. Ce l'ho proprio qua sta cosa. Ce l'ho proprio qua, pensavo l'ho detto pure a Magno così. No, l'ho detto spesse volte, quindi per forza deve essere uscita. E quello? Ah, su Boblin Normal. Che ci sta là dietro? Un cazzo! Aia!
Ammazza, era più vicino questo che quello. Com'è possibile? Lo sai, Dio, ho menato a Gandorfo, eh. Cazzi vostri, mo. Non capisco il bestiere. Ma perché perdo la roba? E chi mancula, scusa? Ah, perché mi fanno via la scossa e mi cade per terra. Maledetti stronzi. Lo strip più lento e scioccante del mondo, perché mi stanno a fare l'elettroshock. Ah no, ma l'ha giulata lui, guarda, c'era lui la roba a mano. Non ho capito se la ricoglie. Questo è mio. Con questo lo sdrai proprio, è lento ma porco cane. Guarda che figata la fisica delle gambe, quando gli arriva dalla botta. Tanto rompe del cazzo, mo chi è? Ancora tu ci stai, rompere i coglioni. Ce la famo? Ma ho rubato pure lo scettro, sto stronzo. Scettro, tanto va in cazzo. Cioè, GG. No, io lo sapevo. Oh, guarda, lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Sono andato a piava palletta, sono andato a inciampare sulla palletta elettrica. Poi mi ho ammazzato con la mossa Holly e Benji, capito? Quello è il tiro della tigre di Mark Landers. Portacci tua. Avevo salvato però prima, invece così. Oh, ci manchi solo da rompere i coglioni, eh. Madonna, c'ho delle frecce. Starco comunque è veramente bestiale. Mi ha tirato l'acqua sperando che fosse elettrico. Mi è apparso un cazzo invece. L'ho preso. Pensavo che fosse stato troppo ottimista, invece l'ho preso. Oh no, avrà vinto il Game of the Year, ma è tanta roba Zelda, proprio tanta, tantissima roba. Non esci mai sconsolato con Zelda, mai triste, pure se mo io non avessi sconfitto il mostro, mi sarebbe fregato un cazzo, perché mi ci sarei divertito lo stesso. E mo? Siamo soli tu ed io. Vieni qua, tu ricordi l'amico tuo? Nando Martellone? Bucio da culo, ti è! Eccola, quella è la mossa, è bellissima! Che gli facci proprio le gambe! È bello che non si accartocciano quasi mai come le ragdoll, come... Decidura a caso, come Starfield, no? Che gli dai la botta quando muori. A Starfield sembra una bambola di pezza. Mamma mia, quella roba proprio orrenda. Quando un gioco è fatto bene, sì. È l'amore, questo è l'amore. L'amore è la contezza di saper fare quello che stai a fare. Io preferisco averci, capito, le montagnole fatte con i colori a olio, però, per dire, no? Però una fisica come questa ti permette veramente la libertà massima e deve avere degli effetti favolosi, tipo martellata sulla gamba, spazzata e il mostro che ha scatenato, no che fai capriole con le ragdoll di Starfield. Sì, bravo, questo è vero, è proprio il valore dell'artigianato. Ma l'Arian è uguale, io ci metterei pure City Project, anche se hanno fatto delle cacate, che però visto, hanno vinto pure il premio come miglior gioco, come recuperato Cyberpunk.
tanta roba. Pure l'ultima patch c'è stata la robina veramente eccezionale. Oh, vabbè. Io ripeto, lo giocavo pure quando è uscito, quindi so da parte, so perito da parte. Qua ci metto un bel ciocco d'X, così dopo ci vado. Andiamo a vedere sto sacrario prima, però che mi sono scordato di segnarmi. Sta a mezzo a sti broccoli giganti, eccolo là. Ma guarda che posto strano. È un po' Elden Ringoso qua, eh. Sacrario di Renizze. Montecatini, fa bene i reni. Ah, madonna. Io non capisco perché stasera non si vede sto cazzo di cosa, guarda. No. È un cruccio che c'ho stasera. Vabbè. Basta che funzionino gli alert, per carità. È finita sta pippa dell'angoscia di ogni alert che rimane a mezzo. La forma del salto. Allora questo non è il sacrario per me. E la madò. Devo fare la canestro qua praticamente. Fa niente che mi danno del Nintendaro. Ma che cazzo ti frega? Tanto se sei brutto ti tirano le pietre, se sei bello ti tirano le pietre. Ah beh, è chiaro. È chiaro, qua devo fare la classica. Una delle nostre specialità. Vediamo se ho piato bene la mira. No, direi proprio di no. E un attimo. La volevo spostare volo io. Non ci avevo pensato minimamente a questo effetto. Io non hanno dei giudizi altrui, sono veramente proprio. Mi sono barato proprio a fregarmene alla grande. Lo devo puntellare perché gli devo dare più inclinazione perché è arrivato basso, quindi lo devo mettere proprio paro paro. Dunque. Così. Vedrai che mo funziona, eh? Senza scalino, via pure più velocità la palla. Volevo fare il cosplay di Indiana Jones, ma è riuscito. Entro domani mattina, eh? Per cortesia. Andrew Ryan, per cortesia. Uno dei più grossi shock videoludici che mi ricordi. Non dico nient'altro perché chi lo sa sa, chi non lo sa non lo sa. Tanta roba. Non dico manco il titolo così. Non ti manca il titolo così sfugge completamente ogni riferimento. Chi lo sa, chi non lo sa, è meglio che, non, che lo scoprirà, spero che lo scoprirà un giorno. Quella è una roba, quel pezzo lì io ho messo. Lasciamo stava. Avevo ancora tutti i capelli. E i peli della bianca erano tutti Barbie, stavo a dire. I peli della Barbie erano tutti neri, non bianchi. Però già non capivo un cazzo. Manca allora. Oh, finalmente. I veri Barbie comunque sono Barbie. Sì, perché quella è un po' particolare, no? C'ha dei ritmi molto diversi da quello che uno può definire FPS. Oggi c'è quella brutta definizione di walking sim, no, walking simulator, immersive sim, che per me è un po' di incazzo, però vabbè. Al primo colpo. Però era quello che c'ha dei ritmi blandi, se spara, ma capito, come a Prey. Mamma cazzo. Se non l'hai giocato, Prey, nano. E chi può essere? Ciao Robby, buonasera. Ti sei perso un pezzo? Mo sono stato un'ora e mezza a combattere col mostrone rosso con l'ago di Castel Gandolfo. In versione rinsecchita. Bellissimo. Mo sono uscito, ho trovato sto sacrario fuori. Come stai? Aspetta che te devo fare l'SO perché mi sa che
Salva se sarà dormito. Luca si è andato a allenare. Sono rimasto io. Ah, tu ormai sei una piratessa. Che fai, pure Office oppure sulla roba di Adobe, pirati? È una battuta, per carità. Sono andato a bere. Beh, a bere. Ah, mercatini di Natale come se da tradizione. Ah, ottimo, hai fatto bene. Quanto mi piace quella roba là. Sì, non mi fa aprire sto discorso. Io ho fatto l'albero, se l'hai visto su Instagram oggi. L'albero di Natale. Che te sei bevuto? Birra? Punch? Acqua. Adesso andiamo verso lo stallage, così richiamiamo il nostro amico Oscar. Luigi Scarpa. No, Oscar è il cane, è il cavallo dorato. Le cheval doré. È così, Link, che vengono prodotti gli stuzzicadenti. Ah, sì. Sì. Qua c'è sta la parte per fare gli occhi della dea. No, gli occhi della dea stavano qua. Dove cazzo stavano? No, stavano dove si parte da Hyrule, dal vecchio Breath of the Wild. Sì, da là. Non è che quello stallaggio l'ho trovato. No, pietra gorollare. No, non l'ho trovato sto stallaggio. Ora ci vado subito. Però per vedere questi dintorni, che non l'ho esplorato proprio per niente. Poi appena lo rifate vengo a vedere a giocare Sea of Thieves. La settimana, ripeto, non ci ho avuto proprio moto, non devo fare un cazzo. Madonna, che posto pericoloso. E qua che te pettino. Ha una componente esplorativa Sea of Thieves che non mi dispiace. Ah, beh sì, perché poi devi... È bello perché è talmente sandbox che sei tu che decidi dove andare per fare cosa, quindi da quel punto di vista è proprio bello. Anche a me mi piace proprio il gioco proprio in sé, capito? Non mi piace... Mi dispiace perché ci ho provato tante volte. Però... Niente, Kurogo. A me ci ha culato. Mi sarebbe piaciuto giocarci, ma proprio non fa per me. Ci ho provato, Solo che se vado sola, come dice il Pitto, ti pisellano. E beh... Mi giochi coop, sì, perché poi appaiono 6.000 teschi. Non è facile. Li volevamo ammazzare questi, visto mai, cioè, se fosse qualche questa là, alle scivarie. Fatto una boss fight prima, Robby, mamma mia, saresti stato orgoglioso di me. Un'ora e mezza per farla, però dopo l'ho fatto. Ho fatto un sacco di cosette in realtà. Sono un po' scarso come vestiti, ma più o meno. Hanno rilasciato la modalità mare tranquillo. Ah, io sono orgoglioso di te, mamma mia, che onore, grazie. Me onori. Oh, vedi chi c'è? Bell'uomo, come stai? Lo dico bene. Bell'uomo martellato in che senso? Col martello. Quindi l'hai superata la Robby. Lo sai che non lo so dove sta lei. Oh, non oso chiedere. Io adesso non so se... Prima l'ho detto dove sto, però... Guardala. Parapam. Lo so, sì, no, pensavo che mi avessi martellato in altri ambiti, capito, già? No, non ancora, ah, ok. No, mi sa che lei gli manca il passo finale, Magno, io avevo capito che questo non sarebbe stato il passo finale, ma un nuovo deplorevole inizio.
Quelli sono piaceri privati, ok. Ma ieri sera è stato un peccato. Lo devo fare quando sono un po' più fresco. Comunque, due decimi per me già siamo messi meglio. Considerando che gli ABS sono un vantaggio enorme per quel tipo di gioco, enorme. Senza salva non vale, no, no. Salva se deve allenare, però, perché è veramente. È come la Williams, la Haas, capito? Ci stai ancora a pensare? No, no, ma non sto a parlare così perché. Sono in ansia da finale. Io lo so che sei in ansia da finale, però. Finiscilo, poi te esplori quello che è, oppure te lo. Come ti ho detto io, un gioco quando è finito non è mai. Non è che lo devi dimenticare per forza, è come un buon film, no? Lo rivedi, in futuro lo rigiochi. Salva Romeo. Salva Romeo. Questo gli dovevamo dire se non le sta a sentire. E quello? Questo è lo stracciarolo che dicevo prima. Ora ci vado a parlare dopo. Vado prima allo stallaggio perché devo riscuotere i punteggi. Se non sbaglio c'ho delle bellissime briglie da cavaliere. Anche se io ormai ho quelle da Zelda. Mica ci vedo. È talmente piccolo. Una vecchiaia, vedi? Così di vecchiaia da presbite. No, perché sta lontano lo schermo. Sì, come no. No, leggo ancora cose piccolissime, però sai com'è. Marrone sul nero non è facile da leggere. Aspetta, se ci passo il mouse però mi dà un indizio, tipo se vede più grande. Ban! Ah! Vedi? Gli ho lanciato un messaggio a Salva. Calcola, prima ha esordito che sto con la sua frase, sto a letto, sto al carduccio, quindi capirei, starà dormito. Io ora ho finito di vedere la partita. Io sono all'oscuro di tutto. De calcio, dici? Oh. Sì, un momento. No, John Lennon, vedi che poi fa. Sì. Oh. Una sella da cavaliere. Cazzo, bella. Pare che solo i più alti in grado fossero autorizzati a montare questa sella. Va insieme alle briglie, quindi prendi anche queste. Madonna, queste se le mettiamo a Oscar, famo una roba fighissima. Se accumuli ancora 3 punti, otterrai la sella cerimoniale. E le briglie cerimoniali. Ottimo. Da voi. La vita di un giovane vecchienne. Vecchienne fa rima con varenne. Grazie. Ah, 2 punti. Però. Oh, fanno dei versi quelli dello stallaggio. Abbastanza ambigui. Prendo un cavallo, Oscar. Fracazzo, no, fracazzo pensavo lo tenevo parcheggiato nei secoli dei secoli. Bevo. Oh. Questa non è male, gli sta bene sta zella qua. Questa è quella che ti regalano una volta che trovi il cavallo. Mi sa che si chiama? Mo te lo dico subito. Sella reale. Mazza è stata la cavaliere però, porco, che era più ignorante. Così sembra Re Nero d'oro. Re Nero d'oro. Ogni volta che vedo sta barda dura da tiro mi viene in mente quella sera in cui io ho cercato di far trainare della roba a un cavallo, mai più. No, quasi quasi lui Oscar lo lascio così, però la volevo vedere, dai, lo lasciamo così che è più bello. Gli sta meglio, magari quando trovano un cavallo nero io metto quella roba là super aggressive. Così fa il disco di Darktron col cavallo. Cioè gli faccio fare una posa stile Fenriz, capito? Non che ci siano copertine col cavallo, non mi pare proprio. No, devo andare da quel personaggio, da quella cosa là per vedere che cos'è. Anche se in realtà mi potrei vendere un po' di cosine a naso da goccio qua. Mi sighi anche qui, mi adori, di la verità. Ma fai schifo, guarda. Vendo solide in realtà, vieni qua. Topazio, congressi a Colmenares, se è stato di sempre sta cazzata. Vendo tutto. Questi. Tutto. Dove si arrava? Con l'ambra che ci si faceva? Aspetta, fammi vedere. Come ornamento nell'arte orafa. Non me la, per il momento me la tengo. C'è uno, soltanto ce n'ho 8.
Non mi serite, non mi ci paghi un cazzo, il Salem non me lo venderò mai. Come ogni discendente degli antichi romani sa, il sale è prezioso. Quello comprende tutti gli europei, più o meno, non solo quelli della provincia di Roma. Il salario era la forma di pagamento, no? Aspetta che sale, de prezzo. Pippo Caruso Battutista, un must have. Mi sembra che da vendere non ci abbiamo più un membro. Va bene così, dai, mi ho rifatto un po', mi ho risollevato un po'. Ecco, per esempio io a Zelda sono poverissimo. A Zelda sono sempre povero, perché ogni volta poi che compro frecce ci rimetto i miliardi. Perché io torno in giro con minimo 50-60 frecce, anche di più. Le armature costano un fracco di soldi, 4.000 a pezzo, tipo. Però vabbè, non mi lamento. Non è che le ho vendute? No, 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 l'ho comprate. Che bello lo stallaggio. Là c'è sempre la maga, quella con i musicanti, ma io ancora non ne trovo uno di questi musicanti. Dovrei leggere gli indizi che c'ho sul taccuino, chiamiamolo taccuino. Da quando parla con un ragazzino drogato non mi va. Vorrei quella mongolfiera, vattela a compra. Questo non ci siamo stati. Bluff. Ah, vedi, là si può spawnare. Vai, vai. La mongolfiera può attendere. Tanto Zed è così te travia nei percorsi che vorresti fare. Ti distrai in continuazione. Non ho visto mai. Ah, proprio così. Fa tipo cavatappi al contrario. Ma c'è un cazzo qua. Oso io che non oso. Che cos'è? Ah, ma è una... Che coglione. È una fonte della giovinezza, chiamiamola. Una fonte della salute. C'è sempre da scoprire. Sì, assolutamente. È incredibile per quello. Te l'ho detto, per me non c'è bisogno dei premi. Fermo restando, per me c'è bisogno di premi un cazzo, però vabbè. Di sicuro io non sono rimasto a sveglio a vedere tutto quel bailam. And now the winner is, ma sti cazzi. Stamattina ho aperto una bella pagina con tutti i nomi a posto così. Arrivederci e grazie. Scusa, che ne sapevo io. Devo guardare pure con Jetman Quack, ma prima devo vedere che è sta mongolfiera. Correlativo coniglio. Il coniglio fantasma. Il fantasmiglio. Madonna mia. Ma che è sta roba? Ma è bellissima. Sembra uno di quei robot che costruiva il triotrombo a Yattaman. Spero che stia bene. Madonna mia. Ehi tu, viandante, Kilton. Di una bruttezza senza pari lui. Hai da fare in questa grotta per caso? Mi spiace per te, ma al momento è... Kilton. Madonna che coppia questi, ma dove si uccide? Un film di David Lynch? O di Tim Burton? Non ce l'ho fatta. Colton e Kilton.
Cercare di diventare quella creatura leggendaria, il Satori, è praticamente impossibile. Faresti meglio a concentrarti sulla nostra collezione di mostri invece di inseguire questo sogno impossibile. Allora, me lo ricordo da Breath of the Wild. Io non l'ho visto mai Breath of the Wild. Voglio diventare un Satori, è sempre stato il mio sogno e non mi importa quanti tentativi ci vorranno. Sono sicuro che con un emblema di lo spettro potrò diventare un Satori. Gira voce che nella grotta si trova una creatura chiamata lo spettro che brilla proprio come il Satori. Una mazzatina settantina io. Potresti offrirgli in cambio di aiuto. Chissà chi è. Sì, ma ti avvicina Link, fa schifo questo qua. Hai sentito cosa diceva mio fratello? Eh sì. Mi serve un emblema di rispetto per realizzare il mio sogno. Che sogno? Davvero interessa saperlo? Il mio sogno è trasformarmi nella mitica creatura chiamata Satori. Era meglio Satomi, almeno suonavi pure voi Beehive, rimedia in bode fregna. Il Satori è una creatura leggendaria avvistata di tanto in tanto a Hyrule. Ha degli occhi vispi, la pelliccia blu e bianca, praticamente un sogno. Vuoi diventare un visone, praticamente. Ho sempre ammirato il suo aspetto. E finalmente, dopo aver... sono 11:02. Dopo aver studiato a fondo gli antichi manoscritti, ho scoperto come trasformarmi in un Satori. Devi trovare una misteriosa creatura nata con l'aspetto. Sì, che pippa, dai. Che guizzasse di qua e di là in quel modo. Ma ce l'ho io qualcosa del genere? Scusa lo sfogo, ma quella è la motivazione che mi spinge. Se riesci a mettere le mani su un emblema dello spettro, ti prego di darmelo. Saprò ricompensarti, ovviamente. Tieni, ho ammazzato una quindicina. Ma quello è proprio un emblema dello spettro. È vero, Coltin. Perché c'è davvero la voce? Quella forma elegante, quel pallido bagliore blu. È un autentico emblema dello spettro. Ce l'hai fatta. Ora posso finalmente diventare come il Satori che tanto ammiro. Vabbè. Oh, Nano, grazie. Per la battuta su Kiss Me Deal. Beh, Satomi, si chiama Satomi il tastierista, no? Perché con questi capelli viola. Grazie mille. Troppo buono. Grazie di cuore, ti prego di accettare questa maschera da Boblin. Maschera realizzata a mano da Kilton. Ha un'espressione molto accattivante, per i Boblin è difficile indossare, identificare chi la indossa. Vedi, io raccolgo vari tipi di merci che ti fanno passare per un mostro. La maschera che ti ho dato è la riproduzione perfetta del muso di un Boblin. Ingannerebbe qualsiasi Boblin. Non fare complimenti e non credermi su una parola. Provala e senti lo spirito bestiale crescere dentro di te. Finalmente arriva il momento che aspettavo con ansia. Ingerirò l'emblema dello spettro. Ci siamo. Lo scommetto che non gli fa un cazzo. Gulp. Il mio corpo non si sta trasformando, però sono preoccupato da una strana sensazione. Forse significa che ho fatto un piccolo passo per diventare Satori, ma non basta. Ne voglio ancora. Ho capito. Kilton, sto partendo in viaggio in cerca di emblemi dello spettro. Ho capito, mi sembri deciso ormai, ti appoggerò nella tua scelta, basta te ne vai a fanculo. Ti auguro di trovarne davvero un sacco. Kilton, grazie. Viandante, grazie per l'aiuto, ora partirò in cerca di emblemi dello spettro. Se ti capita di trovarne un po', ti prego di darmelo, in cambio ti darò uno dei miei tesori. A presto. C'è una cinquantina. E che io niente. Bono sta buono. Che è successo? Che mi sono perso? Che mi sono perso, Amon? Che ho fatto? Ma non è uscito. Che non è uscito? Mi ha scammato. Chi ti ha scannato? Scammato. Mi sono grazie! E com'è non ha fatto l'alert? Perché è andato di sciopero, sono le 11:05, si chiude baracca. Non esce. Non ha funzionato, mi dispiace. Tristesse. Manco lo posso fare artificialmente, perché non lo posso fare. Ne faccio una cazzo di cane, dai. Ne faccio uno divertente. Fai finta che... Bevi un sorso e concentra la tua mente. Ecco. Concentrati. Grazie. Cos'è? È pelo di culo e... No, ma stanno male, Magno, stasera Stream Elements. Almeno posso usare le emote. Grazie, amo. Grazie mille. Bevi un altro sorso. No, ho già bevuto uno, scusa. Bevi. Eccolo.
Si era messo in coda. C'ha ragione Magno, come sempre. Grazie, poi è ufficiale. Grazie mille. Fantastico. Viandante, mi hai rotto il cazzo, io torno a dormire, su. Grande Magno, numero uno. Ora mi incammino, ciao. Ovviamente là dentro ci sta un altro prospetto, quindi... lo spettro, quindi... ma la prossima volta ci vado, perché mo, oltre che mi sto a sgolare, sono arrivato proprio alla fine, dai. Stasera è stata una bella serata, come sempre. Oh, non c'è mai una sera che io a Zelda abbia detto che è stata una serata di merda. Mai, mai. A parte pure quando faceva 60 gradi all'ombra. Mamma mia. Non ci voglio pensare. Cambio scena solo per vedere la transizione. Bellissima come sempre. Aspettate che c'è un attimo di roba dei geyser che vogliono venire fuori. Finito. Ho bevuto l'acqua, ma ha scatenato un mondo di aerofagia mai vista. Allora, domani sera Dark Souls, andiamo nella palude maledetta, andiamo a fare i Mister Doppio Perry domani sera. Salve, andare nel mondo da... te l'ho detto io, sta dormendo. Ci organizziamo domani, da domani pomeriggio, se c'è state. Per me ci dovrebbe essere problema domani. Grazie di nuovo ad Amon per la sub, a Luca per i bit, a Nano per i bit. Tanto dopo vi faccio la solita... perché poi dico la solita, però in realtà non è mai uguale, no? Quindi non è che io c'ho uno schemino con scritto questo ha fatto i bit, questo ha fatto... io metto una foto rubata al volo ai gatti e poi ci faccio tutto... ci faccio il testo sotto. Grazie a tutti, grazie a Magno, grazie a Robby, grazie a Nano, grazie a Amon, a tutti quanti, Sarva, Luca, Giorgio Tirabassi, Ranzic, Pippo Caruso, tutti. Ci vediamo domani per chi c'ha voglia di immergersi nell'impietosa palude dell'Otric, che è uno dei pezzi che mi sta più sul cazzo di Dark Souls 3, però va fatto. Grazie Magno, buonanotte anche a voi, ci vediamo domani.